Ciao a tutti i nostri amici cinafoniaci, questo è Seppe, il nostro canale YouTube, ormai ci conoscete, questo come mano è il Qbot Max, eccolo qua, telefono caratterizzato da un grande display, ben 6 pollici con risoluzione 1280x720 e devo dire, avevo qualche remora a fare questa recensione, perché? Perché il prezzo è molto molto basso, noi l'abbiamo comprato su come al solito il link in descrizione al prezzo di poco più di 100 euro, mi sembra $115, una cosa del genere. Quindi quando abbiamo un prezzo così basso spesso il display, il pannello che viene utilizzato è scadente, e non è questo il caso perché il display ha una buona resa cromatica, buoni angoli di visuali, il touch reattivo, le cornici non sono troppo pronunciate, forse un po' da rivedere il trattamento aleofobico, trattiene forse un po' troppo le dita, insomma. Per il prezzo a cui è venduto direi molto più che accettabile, un rapporto qualità prezzo veramente molto molto alto. Iniziamo a parlare come al solito del design. Qbot Max è disponibile in 3 colorazioni, questa è la colorazione nera, disponibile anche in bianco e in gold, back cover completamente in plastica, devo dire plastica non di altissima qualità, anzi direi quasi un po' plasticaccia se possiamo definirla così, questo motivo che ricorda forse un po' i quadri di Mondrian se vogliamo fare un parallelo artistico. Parte anteriore abbiamo LED di notifica nella parte superiore, sotto abbiamo i tasti che non sono retro illuminati. All'interno della confezione di vendita troverete il cavo USB, un caricabatteria da 1 A, quelli veramente lenti perché abbiamo una batteria da 4000 mAh, quindi per ricaricarla completamente impiegherà quasi 4 ore, ovviamente un po' troppo lento. Inoltre è presente questo guscio di silicone davvero particolare, con un disegno particolare, con gli angoli rinforzati, farà diventare il vostro smartphone quasi un rugged. Devo dire, non è pesantissimo, siamo sui 170-175 grammi, diciamo che le caratteristiche di ergonomicità di un 6 pollici certo non sono elevate, se andate anche a metterci questo guscio ne perderà ulteriormente, diventerà ancora più ingombrante. Però sicuramente sarà protetto a voi questa ardua scelta. Andiamo a parlare della scheda tecnica perché anche questa è molto molto interessante, soprattutto perché, vi ripeto, il telefono è stato pagato circa 100-105 euro, una cosa del genere, quindi ovviamente è molto molto basso il prezzo. Scheda tecnica CPU MediaTek 6753 octa-core, 3 GB di RAM, 32 GB di spazio interno, quindi non siamo davanti al solito low cost 2.16, 2.8, qualcosa del genere, questo è un 3.32 ragazzi, quindi veramente, veramente buona la scheda tecnica. Anche qui poco da dire, ottima configurazione per il prezzo a cui viene venduto soprattutto. Scheda grafica Mali T720, esperienza con i videogiochi, anche quelli più impegnativi, direi che supera tranquillamente la sufficienza, è buono anche il reparto gaming e senza problemi. Punteggio AnTuTu, andiamolo a vedere, eccolo qua, siamo intorno ai 38.000 punti, se considerate il Meizu M3 Note siamo intorno ai 45-46.000 punti, quindi diciamo che siamo dietro questa schiera, diciamo, se vogliamo paragonarlo a qualche device. Come è nell'esperienza di tutti i giorni, devo dire sicuramente esperienza positiva, le app si aprono velocemente, come vedete non ci sono impuntamenti di nessun tipo, la ROM è un Android Stock 6.0, poche personalizzazioni principalmente legate alle gesture, andiamo a vedere il menu impostazioni, eccolo qua, c'è il doppio tap, ci sono le gesture veloci per risvegliare lo schermo, oppure ci sono anche altre gesture, ad esempio il 3 fingers per catturare lo screenshot, addirittura questa qui, praticamente passando con 2 dita ai lati si cambia lo sfondo, il wallpaper di sfondo, vedete? Ah, interessante, carina anche questa features. Non c'è la possibilità di ridurre lo schermo per l'uso alla mano, diciamo quelle gesture che quasi sempre troviamo sui Xiaomi, qui non sono implementate. L'unica implementata, adesso ve la faccio vedere, è quella per ridurre il dialer. Allora andiamo su, ecco qui, se attiviamo questa gesture, in pratica potete scegliere, ecco qua, con questa potete spostare il dial più a destra, più a sinistra, quindi insomma niente di particolare.
Particolare anche la gestione del volume, con i tasti più e meno potete aumentare il volume della suoneria, ma non quello delle notifiche. Vedete, quello delle notifiche dovete andare manualmente a spostarlo, e così anche quello delle sveglie o degli elementi multimediali. Abbiamo parlato dell'audio, la qualità in capsula, devo dire, non è ottimale, un po' troppo metallica la voce, telefono che ci mette forse un po' troppo tempo quando si fanno la chiamata a collegarsi alla rete, quindi in pratica quando fate la chiamata ci mette un po' di tempo per andarsi a collegare alla rete. Audio dallo speaker, devo dire, forte, ma manca un po' di bassi, diciamo che forse anche qui andiamo un po' troppo sul metallico. L'interfaccia musicale ve la faccio vedere perché è abbastanza gradevole e particolare. Ecco qua, se andiamo a suonare Madama Doré, ecco qua si vede questa schermata, diciamo un po' personalizzata, un po' diversa dallo stock. Fotocamera con software stock dei processori MediaTek, la conosciamo ormai benissimo. Un po' lenta la messa a fuoco, andiamo a vedere. Ecco qua, vedete, un po' lei ci mette un secondo e mezzo, due a mettere a fuoco, e quindi spesso le foto vengono mosse o non a fuoco. Le foto in generale sono poco dettagliate. Arriva alla sufficienza la fotocamera, ma diciamo non si scosta molto dalla sufficienza. Sicuramente non è un camera phone, non lo prendete se vi serve per fare foto, insomma, cose così. Batteria, andiamo a parlare della batteria che è da 4000 mAh. Anche qui temevo che ci potesse essere una caduta. Avevo provato il Qbot Note S che ha all'incirca lo stesso amperaggio e a livello batteria non mi aveva troppo soddisfatto. Lì era un 5,5, qui è un 6, quindi mi ero veramente preoccupato sulla batteria. E invece, prova superata con successo: si superano tranquillamente le 5 ore di schermo acceso. Nella giornata tipica del mio utilizzo, arrivo dalle 7:30 della mattina fino alle 22 di sera, ovviamente con luminosità sempre al massimo, quindi sicuramente promossa a pieni voti la batteria, che è, diciamo, una delle parti più ostiche per un display 6 pollici. Giudizio finale per questo Qbot Max. Il giudizio finale non può prescindere dal prezzo a cui viene venduto, $119, poco più di 100 euro. Per uno smartphone con display 6 pollici è sicuramente il prezzo, forse il più basso che c'è in giro per la rete. Se il vostro budget di spesa è questo, direi che secondo me va bene, non potete pretendere molto di più da un telefono come questo. Un processore performante, abbiamo spazio di archiviazione, in generale un telefono reattivo senza particolari problemi, anche in uso gaming la batteria va bene. Ovviamente ci sono dei limiti che sono tipici dei device di questa fascia di prezzo: abbiamo i tasti che non sono retroilluminati, abbiamo una fotocamera che non è certamente molto performante, abbiamo il display non perfettamente olefobico. Se volete un telefono, un display così grande, il mio consiglio è di investire qualcosa di più, arrivare magari a uno Xiaomi Mi Max, magari il 216, che si riesce a trovare al di sotto dei 200 euro. Se il vostro budget di spesa è ridotto a quei 100-120 euro, direi che il miglior 6 pollici sul mercato probabilmente è proprio questo, se vogliamo, ripeto, in quella fascia di prezzo ovviamente. Che dire, accontentatevi se volete spendere poco, perché direi che io mi sono trovato veramente molto molto bene con questo Qbot Max, e ci vediamo alla prossima. Ciao!